Quando l'allora arcivescovo di Milano, Montini, elaborò il piano cosiddetto delle nuove chiese, decise di costituire in questo quartiere nascente una nuova parrocchia. E siccome Montini era molto devoto di San Nicolao della Flue, disse proprio lì che avrebbe voluto dedicare una delle nuove chiese di Milano a San Nicolao della Flue. Siamo all'interno della chiesa di San Nicolao della Flue in Milano e senz'altro ci sorprende la linea architettonica, queste linee non spezzate ma curve che portano verso l'alto e verso l'altare, il luogo dove si celebra il mistero eucaristico. Questa architettura certamente innovativa, pur ricoprendo elementi antichi, ci fa guardare a questi pilastri che sono in cemento armato. Salgono soprattutto negli angoli a partire da tre punti per unificarsi poi verso l'alto e quindi porta in alto lo sguardo, l'intenzione, la preghiera. Il presbiterio ci colpisce soprattutto per quei tre bronzi di Lello Scorzelli, scultore famoso soprattutto per il pastorale del Papa, quello che tutti vediamo spesso a forma di croce, di fionda, con il Cristo crocifisso. Alla destra, ecco San Nicolao in preghiera nel suo eremo, nel suo luogo di ritiro. Oltre che sul bronzo, sul presbiterio, San Nicolao è raffigurato anche in questa scultura lignea che si trova all'ingresso della chiesa. Quasi a dire è colui che ci accoglie entrando qui e ci richiama il suo messaggio, il suo carisma fondamentale della preghiera e dell'incontro nel dialogo. Questo è il tabernacolo, come se fosse da una parte una torre che custodisce ciò che è prezioso, dall'altra come se fosse la madia del pane dove si tiene il pane quotidiano. Capita di accogliere, ospitare gruppi che vengono dalla Svizzera per visitare, per pregare in questa chiesa. Abbiamo celebrato il centenario di San Nicolao nel 2017, ospitando anche dei gruppi provenienti dalla Svizzera che hanno raccontato la storia di San Nicolao. Mi piacerebbe fare un appello, che si creino occasioni, opportunità di incontro con le comunità cristiane svizzere per ipotizzare una sorta quasi di gemellaggio pastorale, spirituale, ecclesiale. È questa chiesa in un quartiere molto vivo, in una comunità che partecipa molto, in una periferia di Milano provata anche da tante sfide oggi, da tanti nuovi problemi, chiamiamole così, ma anche nuove opportunità, no? Di incontro tra cristiani che vengono un po' da tutto il mondo. E quindi sarebbe bello anche un po' per portare a Milano quella che è l'originalità della società svizzera, della cultura elvetica, no? Questo insieme di lingue diverse, di origini diverse, come era in fondo ai tempi di San Nicolao.